Per un mese intero abbiamo raccolto gadget interessanti da AliExpress e ora ve li mostriamo. Questa è una scatola di fiammiferi, è piatta e rettangolare, quindi se provate a farla rotolare come una palla ovviamente non funzionerà. Dopotutto solo gli oggetti rotondi possono rotolare. Ma i cinesi hanno hackerato il sistema e sostengono che questo oggetto quadrato può rotolare facilmente. Quindi spingiamo e... non sta davvero rotolando. Ma poi mi è andata sempre meglio. Il quadrato rotolava già per diversi giri di fila. Bene, ma poi ci siamo chiesti cosa sarebbe successo se avessimo fatto una leggera pendenza del tavolo da un lato. Guardate cosa succede. Rotola sul tavolo senza fermarsi. Che razza di magia è questa? Sembra che questo quadrato infranga le leggi della fisica. Non so come funziona, ma come potete vedere, funziona. Stavo già pensando di buttare via questo vecchio televisore perché non ha internet né YouTube. Non può fare quasi nulla. Ma poi i cinesi mi hanno inviato un pacco che potrebbe dargli una seconda vita. All'interno della scatola c'è un'altra scatola piatta con dentro dell'elettronica. Si tratta di un mini computer con wifi e vari connettori che trasformerà il vostro vecchio televisore. È dotato di un telecomando piccolo e leggero. Colleghiamo il box al televisore. Si avvia e il nostro vecchio televisore si trasforma in una moderna Smart TV con sistema Android. Ha tutto ciò che serve, un App Store, un browser e persino Netflix con molti film e spettacoli. Ma la cosa più importante per noi è YouTube, ed eccolo qui, funziona perfettamente. È un'ottima opzione se non avete i soldi o la voglia di comprare un nuovo televisore, basta aggiornare quello vecchio. In una scatola così piccola è arrivato un oggetto ancora più piccolo. E sono sicuro vi starete chiedendo perché si collega ad uno smartphone. La funzione di questo gadget è trasformare il telefono in un telecomando per qualsiasi televisore o altra apparecchiatura dotata di telecomando. Scaricando un'applicazione apposita sullo smartphone, ho semplicemente scelto un televisore Samsung e mi ha fornito i pulsanti con cui controllarlo. La confezione include una custodia per agganciare il dispositivo allo zaino o alle chiavi. Ma non cercate di cambiare i canali dei televisori nei centri commerciali o nei ristoranti. Non è bello. Qualche tempo fa ho già acquistato un trainer di questo tipo per i muscoli dell'avambraccio, su AliExpress. Ma esiste un'altra versione più avanzata. È possibile regolare la forza di compressione con una rotella speciale, proprio come nel precedente. Ma anche un contatore di ripetizioni, che mostra quante volte si è riusciti a premere la leva del trainer. Ricordate che l'importante non è comprare, ma allenarsi. Solo così avrete un braccio potente e muscoloso come il mio. Sapete cos'è questo? No, non sono le nocche d'ottone per l'autodifesa. Queste cose ti aiutano a non cadere quando fuori è scivoloso. Hanno degli spuntoni di metallo attaccati, come le gomme delle auto. Bisogna metterli sulle scarpe. Fatto! Ora avrete scarpe chiodate che avranno un'ottima presa su qualsiasi superficie. È un ottimo acquisto, soprattutto per i nonni. Li proteggerà da cadute e fratture. Questo è un normale rasoio Gillette, e queste sono le testine che costano circa 15 dollari. Sono rimasto sorpreso quando ho visto lo stesso tipo di testine su AliExpress, ma a soli 5 dollari. Naturalmente le ho ordinate per fare un confronto. Esternamente sono identiche, sembra che siano state prodotte con la stessa attrezzatura. L'unica differenza è il colore e l'assenza della scritta sulla versione cinese. Come l'originale, la testina cinese si appoggia facilmente sulla base originale. Ho provato a radermi una volta con entrambe le versioni e non ho notato alcuna differenza. Al microscopio le lame sembrano molto simili, l'unico dubbio è la durata. Quante sessioni di rasatura sopporteranno le repliche rispetto all'originale? Scrivete nei commenti se avete avuto un'esperienza simile. Sono sempre stato scettico nei confronti di tutti i tipi di supporti magnetici per lo smartphone, ma dopo tutto ho deciso di provare questa versione semplice, ma che si è rivelata funzionante.
Il kit comprende un supporto e una piastra metallica che va posizionata dietro la custodia o incollata al corpo dello smartphone. Indovinate un po'? Si attacca così saldamente allo smartphone che nessuna scossa lo staccherà. Fa presa anche su una custodia di pelle spessa come questa. Io ho usato il classico vecchio supporto. E devo usare entrambe le mani per fissare lo smartphone. Con il nuovo dispositivo tutto è molto più comodo. Basta mettere il telefono, si attacca al supporto e si rimuove facilmente. È molto semplice ed efficiente. L'unica domanda è se il magnete è sicuro per lo smartphone. Scrivete la vostra opinione nei commenti. Ho acquistato un caricatore wireless rotondo di questo tipo per il mio smartphone. Oltre al fatto che è molto elegante e bello, è rivestito di un tessuto morbido e ha una ricarica rapida, che tra l'altro riscalda decentemente lo smartphone. La sua superficie presenta delle protuberanze sulle quali lo smartphone sembra galleggiare al di sopra della superficie, consentendo di disperdere efficacemente il calore. All'interno del dispositivo è presente una ventola che soffia lo smartphone attraverso il tessuto, raffreddandolo ancora meglio. In questi scatti, in presenza di fumo, si vedono chiaramente le correnti d'aria vorticose che si creano grazie a questo sistema di raffreddamento e che proteggono lo smartphone dal surriscaldamento. Non ci crederete, ma ho ordinato un'altra versione del tappetino da mettere sulla tavoletta del water. L'unico motivo per cui ne parlo di nuovo è che dopo averlo usato per qualche mese mi sono reso conto che si tratta di un ottimo acquisto. È probabilmente l'acquisto di maggior successo che porta un comfort speciale al sedersi sulla tazza del water ogni giorno. Per tutta la vita mi sono seduto su una tavoletta fredda, provando il freddo gelido sul sedere. Ma ora, quando mi siedo sul tappetino, provo solo sensazioni positive e a volte non voglio alzarmi, come se fossi seduto su una poltrona. Consiglio vivamente a tutti di aggiornare il proprio trono, perché per soli $2 ho portato la seduta sul water a un livello completamente nuovo. E non capisco perché non l'abbia fatto prima. Vi piacerà.